intanto una situazione di estremo abbandono, nulla di nulla si muove da parte della giunta regionale nei confronti di Caramanico e di tutta l'area, diciamo, di quella parte della Maiella. Guardate, a Marsiglio a gennaio andò a Caramanico promettendo il bando per la concessione delle acque termali, siamo a maggio, di quel bando neanche l'ombra. E adesso c'è anche la notizia che la seconda asta è andata deserta sia per il lotto 1 che per il lotto 2. Da qui la nostra proposta, portare in consiglio regionale una mozione che impegni la giunta regionale ad acquisire per la regione Abruzzo, per l'ARAP, per un'altra delle sue società o anche per il comune di Caramanico almeno il primo lotto delle terme, considerando che nel terzo incanto ci sarà sicuramente una riduzione. Puoi fare qualcosa per venire incontro naturalmente agli albergatori e agli operatori della ristorazione bed and breakfast che tanto hanno sofferto in questi anni. Nel 2023 le terme non riapriranno e questo è una negligenza di questa giunta. Vogliamo però almeno fare in modo che nel 2024 ci sia una speranza. Riaccorpare il cespite immobiliare e le acque in un unico soggetto, la regione Abruzzo, significherebbe riuscire a fare questo.